voglio dire, rispetto a quelle che sono le procedure, è stata chiamata a pronunciarsi, perché ce l'hanno chiesto le regioni, ce l'hanno chiesto i sindaci, e quindi, a parte per dovere istituzionale, ma anche per una questione puramente, come dire, formale, rispetto a quello che sta accadendo anche nella Valle del Mercure, se noi ci riferiamo soltanto alla Valle del Mercure stretta, non tanto vero, diciamo, anche a quelle persone che sollevano anche questioni sull'allargamento o meno di questa valle, però se noi restiamo in modo fisico a quell'area, ci sono sindaci e amministratori presenti in sala che hanno lavorato per raggiungere questo accordo, e da un punto di vista giuridico e politico è corretto che l'Assemblea si pronunci su quel lavoro. Il pronunciamento di quel tipo di accordo fa sì che nel momento in cui si dovessero chiudere le procedure di carattere giuridico e quindi i vari livelli, quella cosa può andare avanti. Oppure, nella fase più, come dire, stringente, ci sono dei sottoscrittori, come il Presidente del Parco, nella stessa regione, che comunque hanno, come dire, sollecitato e messo a verbale al tavolo che, come dire, quella firma è autorizzativa, o quantomeno è una firma che può avere la positività e l'efficacia previo parere di questa assemblea. Quindi questa assemblea comunque si deve pronunciare su quell'accordo, altrimenti, come dire, quell'accordo non serve a nessuno, né da una parte né dall'altra. E quindi chiudo dicendo che cosa? Stiamo nel merito del documento, perché nel merito del documento, come dire, l'Assemblea ha già tentato qualche tempo fa di lavorare, come dire, come soggetto che si mette, diciamo, tra i fronti e cerca di creare le condizioni affinché le parti raggiungano un accordo o quantomeno possono lavorare su quel tipo di accordo. Quindi la neutralità del soggetto sta in questo. Poi anche rispetto ad altre vicende nel merito, poi verranno specificato bene le vicende su quelle quali tutti quanti saranno chiamati a parlare, quindi l'Assemblea stasera non è che riattiva la procedura. Un tavolo che, diciamo, ha chiuso questo accordo, che noi abbiamo inviato a tutti i sindaci in posta elettronica, e quindi questo documento per dire a ogni sindaco ha avuto la possibilità di leggerselo, di guardarselo, e quindi non ci sono, come dire, cose che questa sera sono passate all'ultimo secondo. Questo è un accordo che hanno sottoscritto i soggetti di cui stiamo parlando noi, e che adesso chiedono a questa assemblea di potersi pronunciare con un sì o con un no. Quindi, sulla vicenda procedurale è il Presidente che ha convocato questa assemblea. Questa, la richiesta è, è stata una sollecitazione, ma comunque l'assemblea è stata chiamata a pronunciarsi, perché di fatto i soggetti firmatari possono dar corso a questo documento solo se c'è un parere favorevole da parte della Giunta del Parco. Questo parere favorevole va ad approvare questo documento. Sul livello di procedura, che verrà successivamente, è una questione che è lì, è un'altra vicenda, è un'altra questione. Quindi se qualcuno, come dire, ha messo in piedi un ragionamento che questa sera l'Assemblea, votando questo documento, ha messo in concesso che questo documento, una volta approvato dall'Assemblea, possa condizionare, inficiare o bloccare altri pronunciamenti, non è questa la sede. Perché noi dobbiamo stare all'oggettività del documento. Punto. Va bene? Allora, come ci organizziamo sui lavori? Noi daremo adesso la parola a uno dei firmatari che spiegherà. Un preliminare, io vorrei fare la comunicazione prima ancora che inizi la discussione. Posso? Un minuto. Io voglio dire che
la convocazione secondo me è nulla quella che avete fatto, per un motivo molto semplice, perché l'articolo 23 comma terzo dice che possono chiedere la convocazione della comunità del parco un terzo, siccome nella lettera di convocazione c'è scritto veste considerato io convoco l'assemblea, perché 5 sindaci mi hanno chiesto, 5 sindaci non sono sufficienti per convocare l'assemblea, su questo è chiaro, perché altrimenti il Presidente poteva benissimo fare una convocazione indipendentemente da quello che c'è scritto nella convocazione, perché la convocazione invece sì, io faccio una convocazione perché 5 sindaci mi hanno chiesto di tenere questa riunione, e invece siccome 5 non sono sufficienti, perché l'articolo 23 comma 3 dice che il contrario, un terzo dei componenti possono fare una richiesta per fare una convocazione, questo quindi è preliminare, secondo me non si può fare l'assemblea, non si può tenere perché 5 non sono sufficienti. Va bene. Allora, dopo questa messa a verbale da parte del sindaco di Rotonda, andiamo avanti rispetto alla discussione dell'ordine del giorno, né più e né meno. Allora, dei sindaci che hanno. Ma è vero o non è vero che c'è scritto questo? Volete leggere la cosa? Allora, Giovanni, per favore. E il comma che tu hai messo a verbale, io dico che la sua è valida e si va avanti. Quindi fai una forzatura. Dove lo faccio una forzatura? E come no? Se non è così, allora, Giovanni, vai o non fai una forzatura? Giovanni, allora, però fammi rispondere. Da un punto di vista procedurale e di prassi, questa assemblea è stata sempre convocata con questo all'autorità di ordine del giorno. La richiesta che viene fatta da è un pronunciamento. Quindi non è che è un atto deliberativo di un consiglio comunale che deve decidere sull'ordine del giorno. C'è un documento che comunque l'assemblea si deve. Ma l'altra volta ci devi scrivere in questo modo. Lì c'è scritto, visto e considerato che ci sono 5 sindaci che hanno fatto la richiesta in questo modo, io faccio una convocazione. Andiamo all'assemblea del Collegio. Va bene. Ma sentiamo. Prima di passare all'ordine del giorno. La situazione è di una chiarezza estrema. Allora, io l'ho detto. Il presidente poteva scrivere un'altra cosa. Giovanni. È convocata l'assemblea per discutere di qualunque cosa, compreso pure qui, ma non in questo modo, perché qua c'è scritto che vista la richiesta e vista la richiesta può essere semplicemente di un terzo. Allora, la convocazione, Giovanni, però perché hai fatto la dichiarazione, allora, la convocazione cita testualmente è convocata la seduta del banco per deliberare sui seguenti argomenti, non su richiesta dei sindaci, sull'argomento. Quindi, una parte. Questa cosa. Legge che c'è scritto sotto. No, quello è l'ordine del primo volo che c'è scritto. Allora, è convocata la seduta del banco per deliberare. No. C'è scritto ma l'argomento o se mettevamo in stanza come toglierò comunque c'è un dire l'argomento non è la richiesta. Chiaro. Ma perché ti hanno richiesto 5 persone? No, non un terzo. No, allora, sono tutti quanti amministratori, quindi sappiamo chi sta lavorando. Così c'è scritto tutto. Se no che c'è scritto a fare nell'articolo 23 del terza comma, che titolo c'è? Allora, se non sono scritto, viene convocata su richiesta, invece è l'argomento che hanno chiesto i sindaci. E di fatto così c'è scritto da qua sopra. Allora, se non sono scritto, viene convocato perché c'è la richiesta di 5 sindaci. No, per deliberare sui seguenti argomenti. Quindi c'è un argomento che ha quello già. Ora. Va bene, andiamo avanti. Ma perché se sono l'assemblea, non ho capito. Il presidente ci sta fatto. Io ho firmato e ho un'interpretazione. Quindi stabilisco. Ma perché quando sono che stabilisco? Ma quando sono oltre legge, non firmo la stessa cosa. Scrivere. Fai sempre la convocazione. Giovanni, scusa, Vincenzo, scusate.
Allora, io ho convocato, chiedo scusa, io ho convocato questa l'assemblea ed è scritto in italiano, quindi significa che l'assemblea viene convocata su un ordine del giorno, non su richiesta. Quindi su questa eccezione che fai, ma tutte, ma ogni volta fai una convocazione ci devi scrivere per forza in questo modo, ma è convocato, come ci scrivi in un altro modo? Però tu sai che il Consiglio c'è nelle assise l'istanza e la formalità secondo la stella richiesta che fanno i componenti, non sulla droga. No, aspetta. Quindi su questa eccezione che fai sindaco di Rotondo, tu ritieni che l'assemblea è valida? E quindi continui, invita a continuare i lavori, giusto? Quindi non fai prolungare l'assemblea su questo, diciamo, emendamento. Prolungare l'assemblea. Ho capito, ma il regolamento penso che dica questo. Cioè, se è illegittimo la riunione si prolunga. Se è illegittimo è illegittimo, vince il punto. Cioè, puoi invitare l'altro. Se io ho sbagliato la convocativa, perciò Giovanni, se è convinto di questa cosa, è fatto, è nudo. Però, dati che siamo in fondo all'assemblea di sindaci, e qui tutti quanti leggono di che cosa stiamo parlando, perché è venuta la convocazione. Se loro ritengono di fare una cosa del genere, chiedo all'assemblea chi di sospendere o di non pronunciarsi. Io ritengo che si possa dare, perché è una questione del merito. Io ho detto in premessa che comunque quello è l'ordine del giorno, quindi la richiesta è su un argomento. Quindi questo è sospendere, non c'è scritto, si è fatto la stessa cosa. Allora, Giovanni. Ha chiesto di parlare. Su questa vicenda io vorrei cercare di fare un po' di chiarezza. Il fatto che esiste un numero minimo per chiedere l'assemblea, come nel caso del consiglio comunale, di chiedere il consiglio comunale. È obbligatorio. Non è che, scusate, non è che devono essere, è che se il presidente del consiglio comunale, il presidente dell'assemblea, non vuole, siccome non si è raggiunto il numero minimo, non lo governa. Sì, se fa un semplice, se poi conviene, allora fa convocazione. Noi dobbiamo dire perché nel regolamento c'è scritto quella cosa. Quello c'è scritto che ci vuole minimo, se uno lo vuole fare uno si impedisce, ma se uno, anche un singolo consigliere va dal presidente del consiglio e chiede di portare l'argomento all'ordine del giorno, il presidente del consiglio comunale in questo caso che dà la strada, vuole, ce la porta, perché qua è democrazia. Il problema è che dovesse lamentarsi, se uno non ce la porta in discussione, allora io mi lamento, io poi vorrei pur capire qual è la motivazione che voi non volete che si discuta, fatemelo capire. Io voglio discuto, ma deve essere legale. Non vuoi fare un'interpretazione autentica, ma non è legale, grammaticale, se scrive in questo modo. Va bene, allora scusami, tu scrivi in serie, allora andiamo avanti. Posso dire una cosa velocemente? Io non voglio entrare nel merito della cosa se il presidente ha convocato o non ha convocato, però se ai fini della validità della delibera, perché onestamente di andare anche al TAR per impugnare eventualmente un parere della comunità del parco mi sembrerebbe un po' troppo, però se leggiamo bene l'oggetto all'ordine del giorno, noi possiamo deliberare solo sulla richiesta di convocazione, non sul documento. L'oggetto all'ordine del giorno è richiesta dei sindaci di convocazione, se lo leggiamo bene. Attenzione, io non penso che possiamo esprimere un parere. Allora, la richiesta dei sindaci è per discutere il documento. Sì, ma se leggiamo bene... C'è una richiesta senza oggetto, chiedo scusa. Cioè, ti chiedo di convocare su che cosa? Allora, se qui trovo argomenti, richiesta dei sindaci, va bene, di determinazione sul documento mi sta benissimo, ma se dopo richiesta dei sindaci, lo interpreto in italiano, di convocazione della comunità, di convocazione, penso che il punto all'ordine del giorno sia la richiesta di convocazione. Quindi dobbiamo tenere l'assemblea per decidere se convocare, cioè la loro interpretazione che no, io lo dico perché questo è il punto all'ordine del giorno, questo può beneficiare la validità dell'assemblea, lo dico per l'interesse comune. È un po' antipatico per il la parola, quando penso che sia giusto il problema il sindaco di Serise, insomma, abbia già espresso opinioni che secondo me non ha possibilità di essere tale. Poi
poi andiamo magari a discutere nel merito del documento, però anche ciò che diceva il sindaco di Castrovillari mi pare che non possa essere, come dire, sostenuto, dice che questo, il punto all'ordine del giorno è la richiesta. La richiesta continua nel periodo e dice per la richiesta dei sindaci per le determinazioni sul documento. Il problema reale è che noi dobbiamo discutere, prendere atto di quello che ci è stato fornito, degli allegati che ognuno di noi ha avuto e discutere sulla bontà di quel documento. Però nel caso specifico dobbiamo anche dire una cosa, che così come ha espresso il Presidente dell'Assemblea, sostanzialmente questo è un accordo che è stato fatto, siglato dal Presidente del Parco. In questo momento noi non dobbiamo fare altro che avallare o non avallare, dare mandato al Presidente di continuare, di dare la validità alla sottoscrizione che ha fatto. Ma mi pare che diciamo, noi siamo nella assoluta obbligatorietà di discutere nel merito delle, e quindi determinarci sulla bontà di quel documento che è stato citato, che lo si accetta oppure lo si respinge. Nel caso che si accetta, si dà mandato al Presidente di continuare di rafforzare la sottoscrizione che lui ha fatto. Ma dal punto di vista procedurale non mi pare che ci sia qualcosa che va a indicare e la regolarità della seduta e soprattutto il punto all'ordine del giorno, che mi sembra che sia abbastanza chiaro. Va bene, Presidente, se un po' forse va uno, un po' qua. Vedi che ci hanno scritto a fare, ma capisci perché vedi. Ah, è obbligato. E poi non è obbligato lo stesso. Allora è una facoltà. Allora chi ci scrive a fare l'articolo di legge? Allora, chiedo scusa. Possiamo, come dire, restare molteggio, cioè nel senso che sulla vicenda richiesta, possiamo anche affinare questa cosa, ci mancherebbe, io non voglio assolutamente fare nessuna forzatura. Questa, cioè, la richiesta dei sindaci viene fatta sul pronunciamento, poi sul problema di carattere, come dire, e come dice il sindaco, tutto quanto fanno i sindaci, cioè l'obbligatorietà della convocazione ha un numero minimo. Quando te lo chiede quel numero sei obbligato a convocare l'assemblea. È un numero di garanzia per dire, punto. Se no, ma tu mi insegni, lo sai, quindi voglio dire, l'interpretazione che diamo noi è questa, per risponderti possibilmente più tecnicamente, giuridicamente possibile, cioè concreto. Poi è normale, se c'è un vizio di forma, vedete voi, perché non è che qualcuno vuole assolutamente, cioè qua non c'è la malafede a fare forzature, l'hai convocata su una richiesta, poi è sbagliato, però sul numero minimo è quel numero che deve, Presidente, è quel numero minimo che serve per obbligare il Presidente dell'Assemblea a convocare la riunione. Questa è la ragione, cioè l'interpretazione che si dà al regolamento, a tutti i regolamenti comunali, che se c'è un'istanza di viene, tu hai l'obbligo di convocare l'assemblea, ma l'obbligatorietà non è legata a nulla. Va bene, allora, Presidente Pittella è arrivato, quindi diamo la parola a uno dei firmatari dell'accordo. Chi prende la parola? Per 10 minuti, 7 minuti. Non vorrei che si ripetesse una cosa già vista, questa assise. È stato fatto un controllo degli enti a cui è arrivata praticamente la convocazione, sì. Perché dalle informazioni che abbiamo, praticamente la provincia di Potenza non ha ricevuto l'invito di convocazione, quindi probabilmente anche questo può essere. Sarà verificato però con la posta certificata e ci sono tutti gli riscontri. Noi abbiamo fatto, non è nemmeno presente, è stata sempre presente. Abbiamo fatto la richiesta secondo gli indirizzi che sono stati dati da tutti gli enti. Siccome sappiamo che ci sono difficoltà e alcune volte qualcuno lamenta di non ricevere, l'abbiamo ripetuto
diciamo, la convocazione anche a mezzo fa, tanto è vero che a chi ha ricevuto la mail erano allegati tutti i documenti che erano previsti, per chi riceveva invece a mezzo fax abbiamo dato le indicazioni come recuperarle sul sito internet. Sul computer, insomma, a me le ricevute anche dei fax sono state, diciamo, tutte quante consegnate, per cui tutti gli enti sono stati. Si può fare una verifica se l'hanno avuto o meno. Va bene. Allora, chi prende la parola?